Undicesima giornata, quarta di ritorno del campionato di Serie A1 femminile di pallamano di fronte al Pala San Nicolo di Teramo, le formazioni della Globo Alliance Teramo e del Casalgrande Padania. Un cordiale saluto da parte di Andrea De Aloisio, un ringraziamento a Roberto Pulimanti che sta curando proprio le riprese di questa sfida, gara importante per ambe due team che provengono da due sconfitte. Il Casalgrande ha perso in casa uno scontro diretto per la quarta piazza, l'ultima utile per la Pool Scudetto in casa contro il Casano. Invece la Globo Alliance Teramo proviene dalla sconfitta un po' a sorpresa di Nuoro contro la formazione penultima in classifica, quella sarda, allenata da Roberto Deiana. Squadre al centro del parquet, c'è voglia di riscatto da ambo le parti con la Globo Alliance Teramo, che proprio in virtù della sconfitta nell'ultimo turno ha perso la seconda piazza e terza, rincorre Salerno, ricordando che tra l'altro dopo la sosta per le festività natalizie si riprenderà a giocare il 17 di gennaio proprio al Palapalumbo di Salerno. Ci sarà lo scontro diretto tra IOMI Salerno e Globo Alliance Teramo. In palio ci sarà il secondo posto in classifica dietro alla capolista Conversano. Per il Casalgrande invece c'è la voglia di conquistare punti pesanti per provare a rientrare tra le prime quattro, considerando che è uscita fuori dalle prime quattro piazze proprio con la sconfitta di 7 giorni fa. Primo posto sui palla che sarà per la formazione biancorossa allenata da Settimio Massotti. In cambio nello starting seven vediamo subito per la Globo Alliance Teramo Zucchi Pastor, poi la Gioia Palarie, le sorelle Canessa, Stettler, e in porta invece il portiere Marta Savoca. Si inizia a giocare dalla parte opposta, tante le giocatrici che hanno giocato a Teramo nelle passate annate. Ricordiamo in porta Lorena Bassi, che arrivò a Teramo nella stagione 2004-2005 con l'HF Teramo, poi giocò con l'HC Teramo 2002 per un paio di stagioni, per poi tornare nella stagione in cui l'HC Teramo 2002 concluse al terzo posto in classifica, perdendo proprio la semifinale scudetto contro Salerno. Oltre a lei troviamo Ilenia Furlanetto, anche per lei circa 3 stagioni a Teramo con la formazione teramana, e naturalmente troviamo anche Marcella Popescu, che si è laureata campionessa d'Italia proprio con l'HC Teramo 2002. Intanto primo gol della partita ad opera di Daniela Palarie, un altro ex, o meglio un altro che in un certo senso ha avuto a che fare con la città di Teramo, e il tecnico della Casalgrande Padania, il siciliano Peppe Miceli, che allenò l'HF Teramo nella stagione 2004-2005, l'anno proprio della scomparsa della formazione che allora militava nel campionato di massima serie femminile. Gol intanto realizzato da Bernabei per il pari 1-1, il punteggio tra Globo Alliance Teramo e Casalgrande Padania. Un gol per parte in questo avvio di sfida. Ne approfitto in questo avvio di gara per riepilogare anche le atlete a disposizione dei due tecnici per la Globo Alliance Teramo. Troviamo con il numero 1 Savoca, 4 Belen Canessa, 7 Palarie, 9 Gioia, 10 Canzio, 12 Stangoni, 13 Stettler, 16 di Marcantonio, 17 Daniela Canessa, 19 Covaci, 22 di Pietro, 32 Bassanese. Poi con la maglia 77 Pastor e 23 Medjedovic, allenatore Settimio Massotti. Vediamo alla Casalgrande Padania con la maglia numero 1 Manzini, 5 Popescu, 6 Chere, 7 Juish, 8 Franco, 9 Dallari, 10 Furlanetto, 15 Giombetti, 16 Bassi, 19 Gatti, 21 Bernabei, 23 Fornari. Allenatore Peppe Miceli, arbitri dell'incontro signori Pietraforte e Zappaterreno. Sempre 1-1 il punteggio nella formazione emiliana. Oltre alle ex teramane che vi abbiamo già elencato, da tenere sott'occhio sicuramente la Elvira Swisho Klimek, che ha giocato per tanti anni in massima serie con la maglia numero 7 in campo. Ci sono i primi 2 minuti della sfida ai danni della numero 8 Francesca Franco, ex Demoter Messana, anzi è siciliana, lei è cresciuta proprio tra le fila della Demoter Messana, poi l'esperienza con Futura Roma ed ora gioca con il Casalgrande Padania. Pastor dall'ala, il pallonetto ed il gol. Primo gol per Zucchi Pastor e nuovo vantaggio Teramo, 2-1 quindi il punteggio in favore del team
allenato da Settimio Massotti. In possesso di palla quindi la formazione in maglia giallorossa del Casalgrande Padania, con la Popescu che gioca da centrale, Klimek o Swish a terzino destro, mentre Furlanetto è il terzino sinistro. Ancora Furlanetto in possesso di palla, Furlanetto lo scarico per la Popescu, Popescu viene bloccata, si riparte quindi da 9 metri, sempre superiorità numerica per la Globo Allianz Teramo. C'è il fischio arbitrale per lo sfondamento combinato ad Ilenia Furlanetto, si riparte quindi con il possesso di palla proprio per il team biancorosso, si riparte con la Gioia, Stettler Gioia, ancora Gioia in palleggio, lo scarico quindi per la Pastor, poi Palarie per il pivot, errata la conclusione da parte di Daniela Canessa, da lì di solito non sbaglia, palla che si alza sopra la trasversale e termina fuori. Primi 4 minuti in archivio, tabellone luminoso del Pala San Nicolò che indica la Globo Allianz Teramo avanti di un gol, 2-1 il punteggio in favore del team di casa. Manovra proprio Popescu, Furlanetto, ancora la Furlanetto in palleggio, Popescu, Swish, elevazione, tiro, palla che termina fuori. Ripresa del gioco in favore della Globo Allianz Teramo con la Gioia in possesso di palla, ancora Gioia, fa tutto da solo, compreso il gol, gol realizzato da Maria Vittoria Gioia, primo doppio vantaggio per la formazione teramana, 3-1 il punteggio grazie alle reti di Palarie, Gioia e Pastor per la Globo Allianz Teramo, un gol per Casalgrande Padania realizzato da Bernabé. Rientra la Franco, intanto ristabilita la parità numerica sul parquet di gioco, si torna a giocare in 6 contro 6 oltre naturalmente ai portieri, Furlanetto, Popescu, Klimek, ancora Swisho, Klimek, poi Popescu, Klimek, ancora il possesso di palla, Furlanetto, viene bloccata, si riparte quindi dai 9 metri con il possesso di palla in favore del team allenato da Peppe Miceli. Ancora la Swish Popescu bloccata dalla Canessa e c'è il giallo proprio per Daniela Canessa, 9 metri quindi in favore del Casalgrande Padania. Marcella Popescu si ferma, ancora la Popescu per la Furlanetto, difende bene Teramo in maniera aggressiva, riesce a limitare le tiratrici del Casalgrande Padania. Ancora Popescu, Popescu il tiro, palla sul palo, tiro di rigore in favore di Casalgrande Padania. Tra l'altro troviamo proprio la Popescu a giocare da centrale, lei che sì, è anche un'ala molto forte a Teramo, ha vinto lo scudetto proprio giocando da ala. Intanto seguiamo l'esecuzione di Ilenia Furlanetto dall'attacca dei 7 metri, tiro e gol realizzato quindi da Ilenia Furlanetto, diciamo gioca da centrale presumibilmente proprio per l'assenza di Giulia Fornari che è infortunata, rientra in rosa nel senso che è in panchina con la maglia numero 23, comunque proviene da un infortunio la giocatrice di Casalgrande Padania. Riparte quindi Stettler, Gioia, quindi Pastor per Stettler, ancora Stettler, il tiro, la respinta di Lorena Bassi, ci sono i 7 metri, tiro di rigore quindi in favore della Globo Allianz Teramo, rigore che si è andata a procurare Lusilla Stettler, tiro di rigore affidato alle mani di Daniela Palarie, tiratrice scelta della Globo Allianz Teramo. Il fischio arbitrale, parte la Palarie, intercetta Lorena Bassi che la conosce bene considerando che hanno giocato insieme per una stagione, l'anno della semifinale scudetta, l'anno prima della vittoria del tricolore dell'HC Teramo 2002. Riprende quindi la Furlanetto, palla per l'ala, non riesce a passare il pallone, ancora la Furlanetto, Franco che torna nel normale ruolo di pivot, esce dal blocco, si riparte dai 9 metri proprio con la Franco per la Popescu, Swish, ancora manovra quindi la formazione del Casalgrande, la conclusione dall'ala con la respinta di Marta Savoca, conclusione della Giombetti e si riprende quindi con il possesso di palla per Gioia, Palarie bloccata dalla Franco, esce subito in blocco sulla tiratrice teramana la Franco, quindi Stettler, Gioia, Palarie, ancora Palarie per Gioia, Stettler, Gioia, Palarie, ancora Gioia per Palarie, esce la Popescu a marcare il tiro della Palarie,
si riparte quindi da 9 metri con la Stettler. Gioia, Palarie, elevazione, tiro, Murato dalla Franco, palla recuperata quindi dalla Popescu, subito la seconda fase per la Furlanetto, seconda fase che non si chiude, palla che termina fuori e ripresa del gioco in favore della Globo Allianz Teramo con Lucilla Stettler alla ripresa del gioco. Quindi Gioia, Palarie, Pastor, Palarie, Gioia che sta giocando da centrale con la Stettler a terzino destro. La Pastor gioca dalla sinistra mentre Belen Canessa dalla destra, però va a fare il doppio pivot insieme alla sorella. Le due Canessa quindi interagiscono al limite dell'area pittorata nel ruolo di doppio pivot. Ora dall'ala va proprio la conclusione, la Canessa con la parata di Lorena Bassi. Si riprende dalla Swish, quindi Furlanetto, Palarie in anticipo, recupera palla, può ripartire proprio la Globo Allianz Teramo, subito l'apertura per la Pastor, tiro e gol di Zucchi Pastor, secondo gol della sfida per Zucchi Pastor, 4-2 il punteggio. Si rimette sul più 2, quindi la formazione di casa, buon avvio, 9 minuti in archivio, più 2 in favore del team di casa. Si può ripartire quindi con la Swish, Popescu, Swish, ancora il possesso di palla per la Giombetti, Swish, Popescu, Furlanetto, Popescu, Franco, Swish, elevazione, tiro e gol della Swish. La giocatrice è di origini polacche, naturalizzata italiana. Palla recuperata ancora dalla formazione ospite con la Giombetti, tiro e gol anche della Giombetti. E in un amen Casalgrande Padania torna in parità dopo il primo gol realizzato dalla Giombetti, 4-4 dopo i primi 10 minuti di gioco. Tutto da rifare quindi per la Globo Allianz Teramo. Palarie, Stettler sfugge via il pallone ma lo recupera la Gioia, ancora Stettler che ora è il centrale con la Gioia a terzino destro. Si riparte proprio dalla Gioia, nove metri per la Globo Allianz Teramo, la conclusione sul palo, recupera ancora Teramo il pallonetto ed il gol realizzato da Daniela Canessa, primo gol per il pivot biancorosso e torna sul più 1 la Globo Allianz Teramo, 5-4 il punteggio, più 1 ancora da giocare, 17 minuti e mezzo in questo primo tempo. Sempre avanti la formazione di casa anche di due reti in due occasioni, sul 3-1 e sul 4-2. Ora siamo sul 5-4 Teramo, palla al centro, viene bloccata la Bernabei, ancora 9 metri in favore quindi del Casalgrande Padania. Swish, ora Swish, lo scarico per la Furlanetto, tiro e gol di Ilenia Furlanetto, secondo gol per Ilenia Furlanetto e nuova parità 5-5. Binari di equilibrio tra i due team al di là dello strappo iniziale di Teramo di due reti sul 3-1 e sul 4-2, sta reggendo la formazione emiliana. 5-5 il punteggio, si riparte quindi da Gioia, ancora il possesso di palla per le Teramane, Palarie, Gioia, lo scarico per la Canessa, quindi Stettler, Stettler, Gioia, c'è il fischio arbitrale, si riparte quindi da 9 metri con il possesso di palla in favore di Teramo, la conclusione della Palarie viene respinta, ancora una seconda fase, il gol ancora della Giombetti che colpisce in contropiede, in seconda fase c'è il primo vantaggio ospite al 12esimo, primo vantaggio per la formazione emiliana, avanti di 1, 5-6, Palarie ancora in palleggio, viene fermata a 9 metri, Gioia, Stettler, Gioia, ancora la Gioia di forza, viene bloccata, resta a terra la giocatrice argentina, entrano i sanitari sul rettangolo di gioco, probabilmente colpita involontariamente in viso, viene dato il giallo comunque alla Swish per l'intervento sulla Gioia. 17:48 ancora da giocare, più 1 per Casalgrande Padania, 5-6 il punteggio.
gioco fermo quindi per soccorrere Maria Gioia. Per un colpo ricevuto in viso. Si rialza quindi la Gioia. Nulla di grave, resta quindi sul parquet. Si riprende dai 9 metri con il possesso di palla quindi per le Teramane. Si riparte quindi da Gioia, ancora Gioia in posizione centrale, Stettler, Gioia, Palarie, Gioia, Stettler, Palarie, lo scarico al centro, ancora il possesso di palla per le Teramane. Pastor prova ad andare via dall'ala, viene forse anche agganciata, tiro di rigore, sì. Sul braccio di tiro è stata agganciata la giocatrice Teramana, tiro di rigore quindi in favore della Globo Allianz Teramo. Cambia tiratrice la formazione di casa anche per non dare riferimenti alla Bassi. Questa volta ci prova Belen Canessa. Ancora una parata. Riesce a recuperare palla Belen Canessa. Viene bloccata a 9 metri. Fallito anche il secondo rigore per la formazione teramana con la seconda parata di Lorena Bassi, ex portiere della nazionale italiana. Non la scopriamo oggi. Gol di Daniela Palarie in penetrazione dalla sinistra. Non è una sua specialità questa, però riesce a realizzare, a portare il punteggio in parità. 6-6, subito la seconda fase, lanciata troppo in profondità per Belen Canessa da Marta Savoca. Palla che termina fuori e rimessa quindi in favore del Casalgrande Padania. Riprende quindi a giocare palla la formazione del Casalgrande. Furlanetto. Levazione, il tiro ed il gol della Swish. Secondo gol per Elvira Swish. Ancora vantaggio quindi per le ospiti che tornano sul più 1, 6-7 il punteggio. Prende quindi a giocare a palla la formazione del Globo Allianz Palarie. Gioia, Gioia viene fermata, tiro di rigore. Saranno anche 2 minuti, sì, 2 minuti per la Bernabei, seconda esclusione per 2 minuti tra le fila del Casalgrande, la prima per la Bernabei. Tiro di rigore quindi in favore della formazione della Globo Allianz Teramo. 6-7 il punteggio, possibilità di tornare in parità. Ci riprova Daniela Palarie. Fino ad ora la Bassi ha parato tutti i rigori. Questa volta sotto l'incrocio realizza Daniela Palarie. Primo rigore realizzato dalla Palarie in questa sfida. Terzo gol personale. Nuova parità, 7-7 il punteggio. Si torna quindi in parità. Si riparte dal Casalgrande Padania in possesso di palla. Popescu, Swish, Furlanetto, bloccata quindi la Furlanetto, ancora 9 metri, si riparte dalla Furlanetto per la Popescu, c'è l'infrazione da parte della Popescu, può ripartire quindi la Globo Allianz Teramo. Gioia, il tiro ed il gol della Gioia, secondo gol personale per Maria Gioia. Torna avanti Teramo, mini break di 2-0, 8-7 quindi per la Globo Allianz. Può riprendere quindi a giocare a palla la formazione del Casalgrande Padania. Ancora palla controllata dalle giocatrici del Casalgrande, c'è l'infrazione di piedi, palla quindi recuperata da Teramo con Palarie. Sfugge via il pallone alla Palarie, infrazione di passi, sì, doppio. E quindi si riprende con il possesso di palla per Casalgrande Padania. Tanti gli errori in fase soprattutto di possesso di palla da parte dei due team. 13:55, ancora da giocare, più uno per la Globo Allianz Teramo, 8-7 il punteggio. Riparte quindi Belen Canessa, Gioia, Belen Canessa, il pallonetto ed il gol.
Primo gol per Belen Canessa. 9-7, si torna sul più 2. Doppio vantaggio. Break di 3-0 per le teramane. Dal 6-7 al 9-7. Quando mancano 13 minuti. Si riprende quindi con il Casalgrande Padania, c'è l'infrazione. Palla recuperata quindi da Palarie. Palarie. Tiro e gol realizzato dalla Palarie. Più 3, 10-7. Si riprende quindi con il Casalgrande Padania in possesso di palla. Furlanetto. Il tiro ed il gol realizzato quindi da Marcella Popescu. Primo gol per Marcella Popescu. 10-8 il punteggio. Ancora Palarie. Gioia. Stettler, Gioia, Palarie, Gioia. Stettler, Gioia. C'è l'infrazione. Si riparte quindi. C'è il time out quindi chiesto da Settimio Massotti. Sul più 2 per la Global Allianz Teramo. 10-8 il punteggio. Riepiloghiamo le realizzatrici fino ad ora per la Global Allianz Teramo. Un gol Belen Canessa, 4 Daniela Palarie, 2 Maria Gioia, 1 Daniela Canessa, 2 Zucchi Pastor. Per il Casalgrande Padania un gol Marcella Popescu, 2 Elvira Swish, 2 Ilenia Furlanetto, 2 Nicole Giombetti ed 1 Greta Bernabei. 10-8 quindi il punteggio in favore della Global Allianz Teramo. Più 2 per le teramane, che hanno raggiunto anche il massimo vantaggio di 3 lunghezze al 18esimo sul 10-7 dopo un break di 4-0 dal 6-7 al 10-7. Si può riprendere quindi dopo il time out chiesto da Settimio Massotti. Si riparte con la Global Allianz Teramo in possesso di palla. Palarie, Gioia, Stettler, Gioia, ancora Palarie, Gioia, Palarie, ancora la Stettler, Gioia, c'è il fischio arbitrale, si riparte dai 9 metri. Ora Palarie in possesso di palla. Furlanetto. Riparte la Swish. Swish per Furlanetto, il tiro, la respinta di Marta Savoca che va a deviare. Si resta sul più 2 per la Global Allianz. 10-8 il punteggio, fischiato lo sfondamento alla Palarie, subito la seconda fase, non rientra la Global Allianz, va a tirare sbagliando però la Bernabei con l'ottima parata della Savoca. Furlanetto sta facendo un po' sorprendere in seconda fase in alcuni frangenti la Global Allianz, sbagliando qualcosa in attacco e consentendo le ripartenze veloci al Casalgrande Padania. 10-8 il punteggio. Sempre più 2 per la Global Allianz Teramo.
Riprende quindi la Popescu Furlanetto, ancora una parata, palla respinta. Si riparte quindi dalla gioia. Stettler. Ora il possesso di palla per le Teramane, 10 minuti esatti all'intervallo, quindi un terzo di gara in archivio, i primi 20 minuti in archivio, 10-8 in favore di Teramo. Pastor alla conclusione, il gol per Zucchi Pastor, il terzo gol in questa gara, 11-8 il punteggio, ancora più 3 quindi per le ragazze di Settimio Massotti. 11-8 il punteggio. Si riparte da Popescu per Swish, ancora Swish, doppio pivot per le ospiti, Furlanetto, palla deviata ma finisce lo stesso in gol, terzo gol per Ilenia Furlanetto, 11-9 il punteggio. Stettler, Pastor, Palarie, Pastor, ci prova la gioia dall'ala, riesce a far rientrare il pallone, tiro e gol della gioia. Terzo gol per Maria Victoria Gioia, 12-9 il punteggio. Più 3 quindi ancora per le Teramane, che oramai assestano il loro vantaggio costantemente sul più 3. 10-7, 11-8, 12-9. Sembrano aver superato il momento di impasse con la formazione della Casalgrande, che si era rimessa in parità in più di un'occasione sul 4-4, 5-5, 6-6, poi aveva trovato anche il minimo vantaggio sul 6-7 in proprio favore. E sul 5-6 anche in precedenza. Swish completamente fuori misura alla conclusione della italo-polacca. Può ripartire quindi Pastor, il taglio perfetto, altrettanto ottima è stata la parata dalla parte opposta di Lorena Bassi. Furlanetto, ora Furlanetto, si continua a giocare con la Popescu in possesso di palla e c'è il time out, questa volta chiesto e chiamato da Peppe Miceli, richiama le sue in panca, ancora da giocare 8 minuti e 20 secondi in questo primo tempo. Più 3 in favore della Globo Allianz Teramo, 12-9 come nostro costume durante il time out. Vi ricordiamo anche le realizzatrici per le due squadre, per la Globo Allianz Teramo un gol per Belen Canessa, 4 per Daniela Palarie, 3 per Maria Victoria Gioia, 1 per Daniela Canessa e 3 per Zucchi Pastor. Per Casalgrande Padani un gol per Marcella Popescu, 2 per Elvira Swish, 3 per Ilenia Furlanetto, 2 per Nicolo Giombetti ed 1 per Greta Bernabei. 12-9 quindi il punteggio, più 3 in favore delle Teramane che ora provano a mantenere il divario nei confronti proprio della formazione emiliana sotto di 3 reti. Oramai da 4 minuti più o meno le due squadre sono divise sempre da 3 lunghezze, sul 10-7, sull'11-8 e sul 12-9. Si può riprendere quindi con il possesso di palla per il Casalgrande Padania dopo il time out chiamato da Peppe Miceli. Può ripartire quindi la Franco in possesso di palla. Swish per la Popescu, Furlanetto, manovrano ancora i locali con la Bernabei, Furlanetto, Popescu, Swish, poi dalla parte opposta per la Giombetti, manovrano ancora le atlete del Casalgrande, Furlanetto, Popescu, Furlanetto. Ancora il possesso di palla per il Casalgrande, c'è il passivo, Furlanetto ci prova, ancora 9 metri in favore del Casalgrande. Furlanetto, Swish, c'è l'infrazione, quindi si riparte con il possesso di palla
per la Globo Allianz Teramo, sempre 12-9 il punteggio. Stettler, fermata 9 metri. Ancora Stettler, Pastor, Palarie, Pastor, Stettler, Pastor, Palarie, Pastor, che ora gioca quindi da centrale con la gioia dalla sinistra. Ancora Palarie, Pastor, il taglio al centro per il pivot non si chiude, ma c'è ancora possesso palla per la Globo Allianz. 6:50 alla fine della prima frazione, più 3 Teramo, 12-9 il punteggio. Stettler, Pastor, palla al centro, viene bloccata Daniela Canessa nel tentativo di inseguire il pallone. Ancora 9 metri quindi per la formazione teramana. Palarie, la conclusione, il gol di Daniela Palarie, quinto gol per Daniela Palarie, 13-9 massimo vantaggio per Teramo, più 4 massimo vantaggio. Prova ad allungare quindi la formazione teramana al 24esimo, più 4 per le biancorosse di Massotti. Popescu, Furlanetto, Popescu, Swish, ora Swish il tiro, palla sul palo, sfera che termina fuori, rimessa per la Globo Allianz. Stettler, Palarie, Gioia, Stettler, Pastor, Palarie, Pastor, Gioia, ancora manovrano le atlete teramane, Pastor, Palarie, è entrata intanto la Chere sul parquet con la maglia numero 6. Subito la seconda fase, Lorena Bassi, millimetri con l'assist per la Giombetti, ma c'è la chiusura con l'invasione proprio della stessa Giombetti. Palarie, Pastor, palla che sbatte sul ginocchio della giocatrice. Ancora una seconda fase, questa volta va a chiudere Daniela Canessa. Attenzione ai lanci di Lorena Bassi, possono far male. Termina a terra Daniela Canessa, si riparte dai 9 metri. Meno di 5 minuti all'intervallo, 4:53 per l'esattezza. 13-9 in favore della Globo Allianz. Pastor, viene richiamata la Stettler in panchina. Entra la Medjedovic. Palarie in palleggio. Ancora Pastor, c'è il passivo, bisogna andare al tiro. Pastor sotto mano, palla respinta, tiro d'angolo in favore delle teramane. C'è il passivo, palla recuperata dalla Chere, c'è anche la seconda fase, rientra comunque in marcatura la Gioia. Ancora Chere, il tiro completamente fuori misura, la conclusione. Ci sono però i 2 minuti successivi all'intervento per la Gioia, sono dato il vantaggio quindi 2 minuti per la Gioia, superiorità numerica per Casalgrande Padania. Si riparte proprio con la Globo Allianz Teramo in possesso di palla. Medjedovic, Daniela Canessa, Medjedovic, Pastor, Palarie. Ancora un fischio arbitrale, Medjedovic. 3:40 all'intervallo, la conclusione della Canessa, tiro di rigore, fallo commesso dalla Bernabei. Tiro di rigore, vedremo se andrà Daniela Palarie alla conclusione dell'attacca dei 7 metri. Va proprio la Palarie che va a prendere il pallone. 1-2 per lei in questo avvio di gara. Dai 7 metri il tiro ed il gol. Ancora una volta va a calibrare il pallone sotto il 7. Sesto gol personale, 2-3 dai 7 metri. Gli altri 4 gol realizzati invece dal campo per la capitana rumena della Globo Allianz Teramo. 14-9, annotiamo ancora un massimo vantaggio per le teramane, più 5. È bene forse segnalare il parziale
dal quindicesimo con le ospiti avanti di 1-6-7 al 28esimo 14-9, quindi in 13 minuti. Intanto ci sono i 2 minuti per non sappiamo se per la Stettler o per Daniela Canessa. Sembrata più la Canessa la giocatrice con i 2 minuti. Doppia esclusione quindi per 2 minuti in casa Teramo, anche se è pronta a rientrare la Gioia. Palla che termina fuori. 14-10 il punteggio, rientra la Stettler e quindi i 2 minuti automaticamente sono da attribuire. Tanto gol della Swish. Momento difficile questo per la formazione teramana. Quarto gol per Elvira Swish, 14-11. Stavamo annotando proprio i 2 minuti a Daniela Canessa. È rientrata la Gioia, quindi ora c'è l'inferiorità di una sola unità sul parquet per la Global Alliance Teramo. È fuori solo Daniela Canessa. Diciamo del parziale dal quindicesimo 6-7 al ventottesimo 14-9, il parziale è stato di 8-2 per la Globo Alliance. Ora ha rosicchiato 2 gol Casalgrande e ha la possibilità anche di rosicchiare il terzo gol andando dai 7 metri. Momento difficile questo finale di questo primo tempo, meno male che si arriva all'intervallo perché Massotti ci dovrà parlare sopra per questi ultimi minuti di prima frazione che hanno rimesso in corsa Casalgrande. Furlanetto, la finta, il tiro, il gol. 3-0 per le ospiti, quarto gol per Ilenia Furlanetto. 14-12 il punteggio, break di 0-3 in favore delle ospiti. 40 secondi all'intervallo, 14-12. Bruciato in un minuto e mezzo un vantaggio di 5 reti che è diventato soltanto di 2. Break di 3-0 per le ospiti in un minuto e mezzo. Ancora un colpo in viso per la Gioia, viene fermato il tempo, 23 secondi e 9 decimi al termine della prima frazione. 14-12 il punteggio in favore della Globo Alliance Teramo. Si riprende quindi con la Pastor. Gioia, Medjedovic, Gioia, Pastor, Gioia, la conclusione, palla respinta, poi il tapin di Daniela Canessa, secondo gol per lei. Rientra la Stettler, parità numerica 5 secondi e 7 decimi. Può andare solo al tiro, 2 secondi per andare al tiro. Popescu, non si rendono conto del tempo che passa le giocatrici del Casalgrande. E termina quindi il primo tempo sul 15-12. Le realizzatrici per la Globo Alliance Teramo: Belen Canessa 1, Daniela Palarie 6, Maria Gioia 3, Daniela Canessa 2, Zucchi Pastor 3. Per Casalgrande Padani invece un gol Marcella Popescu, 4 Elvira Swish, 4 per Ilenia Furlanetto, 2 per Nicole Giombetti, 1 per Greta Bernabei. 15-12 all'intervallo. Noi ci fermiamo un attimo, ci risentiremo tra poco per la telecronaca dei secondi 30 minuti di gioco. A più tardi. Thank you.
Secondo tempo di Globo Allianz Teramo Casal Grande Padania. Prima frazione che si chiusa sul più 3 per la Globo Allianz Teramo, 15-12 il punteggio, squadre al centro per inizio del rettangolo di gioco, per inizio del secondo tempo. E il Casal Grande Padania che può manovrare per prima in questa sfida, in questo secondo tempo di sfida che vede avanti proprio la formazione teramana di tre lunghezze. Swish Popescu, ancora la swish, difesa aggressiva quella teramana nel tentativo di contrastare le giocatrici del Casal Grande. Palla che termina fuori, ripresa del gioco quindi per la Globo Allianz con Gioia in possesso di palla. Palarie, ancora Palarie, Stettler, Gioia, Palarie, Gioia, Stettler, Gioia, Palarie, manovra quindi la formazione di casa, esce dal blocco Daniela Canessa, Stettler, Gioia, resta in attacco la Globo Allianz. Ancora manovra Palarie, viene trattenuta anche per la maglia, riesce ad andare in rete. Settimo gol per Daniela Palarie, 16-12, si torna sul più 4. Riprende quindi a giocare a palla il Casal Grande, 4 gol di vantaggio per la Globo Allianz. Switch Popescu, Furlanetto prova la conclusione, si riparte quindi dai 9 metri. Ora il possesso di palla quindi per le giocatrici del Casal Grande. Furlanetto, swish, swish il pallonetto, palla in gol, quinto gol per il Vira Swish. 16-13, tre gol di vantaggio quindi per la Globo Allianz. Si riparte dalla Stettler per Gioia, Palarie, la finta quindi Gioia, ancora Stettler per Gioia, Gioia, Palarie, l'uno contro uno, lo scarico quindi per la Gioia, ancora Palarie, c'è la swish in marcatura, ancora la Stettler che recupera il pallone, l'apertura per la Gioia, un'autostrada per lei, gol numero 4 per Maria Gioia. Tatticamente erano andate al centro le giocatrici teramane, si è chiusa quindi la difesa sulla zona centrale, si è aperto il varco per la Gioia che è passata tutta sola ed è andata alla conclusione con il gol realizzato, gol numero 17 per la Globo Allianz Teramo. Swish, viene bloccata la swish, ancora 9 metri quindi in favore di Casal Grande. Ora la swish, lo sfondamento. Riprende quindi la Palarie, è entrata la Chera intanto sul parquet. Problemi per Daniela Palarie che però resta sul parquet. Riprende quindi Gioia, Palarie, Gioia, Stettler, Gioia, ora Palarie, l'elevazione, la risposta di Lorena Bassi, c'è l'invasione della Canessa che non è d'accordo con i direttori di gara. Può ripartire quindi Casal Grande Padania. Furlanetto, ancora Furlanetto, tiro e gol di Lenia Furlanetto, quinto gol per la giocatrice originaria di Pontinia, è cresciuta proprio nella formazione del Pontinia pallamanisticamente per poi andare in giro un po' in tutta Italia, prima a Vigasio, poi a Salerno, poi a Teramo, Casal Grande, insomma
Sassari, ha girato un po' tutta l'Italia. Ancora un gol di Ilenia Furlanetto, sesto gol per Ilenia Furlanetto. ...17-15... e si rimette a meno 2 Casalgrande. Gioia, Stettler, Gioia, Palarie, ancora Gioia, Palarie, scavalca la Popescu, palla per la Gioia che prova il pallonetto e realizza. Quinto gol per Maria Gioia. 18-15, più 3 per Teramo. Stesso divario con cui si era andati all'intervallo, 15-12 in quel caso. Teramo che ha avuto anche il più 5 al 28esimo del primo tempo sul 14-9, il massimo vantaggio proprio per la formazione allenata da Settimio Massotti. Riprende la Furlanetto, Popescu, palla dalla conclusione, il gol della Bernabei, secondo gol per Greta Bernabei. 18-16, ancora più 2. Palarie viene bloccata, ancora 9 metri per la formazione teramana. Pastor, Gioia, Stettler, Gioia, Palarie, Palarie, il varco giusto per la conclusione, palla che termina fuori. Ripresa del gioco quindi per Casalgrande, che ha due gol da recuperare. Furlanetto, il tiro del gol di Ilenia Furlanetto, settimo gol per Ilenia Furlanetto, raggiunge Daniela Palarie nelle realizzazioni e soprattutto rimette Casalgrande a meno 1. 18-17, momento difficile della sfida, è importante ora provare nuovamente ad allungare sul Casalgrande. Palarie, Gioia, Stettler, sfugge via il pallone, ancora Gioia, Palarie, time out chiesto da Settimio Massotti, ci vuol parlare su, va a spendere il suo primo time out a disposizione in questo secondo tempo dopo soltanto 6 minuti e mezzo, con Casalgrande che è appena rientrata in partita nel punteggio e quindi giustamente vuole parlarci su il tecnico teramano con le giocatrici a sua disposizione. 18-17 il punteggio, 23-33 ancora da giocare in questa sfida. Squadre quindi presso le rispettive panchine. ...18-17 il punteggio. Migliori realizzatrici con 7 reti, Daniela Palarie da una parte, Ilenia Furlanetto dall'altra. Si riprende quindi con la Global Alliance in attacco, un solo gol di vantaggio, 18-17. Palarie, Pastor, Stettler, Pastor, Stettler, ancora la Pastor per la Palarie, Pastor al centro per il pivot, Daniela Canessa viene bloccata, ancora palla per la Pastor, Stettler nel ruolo di terzino destro, Pastor, bloccata anche la Pastor. 9 metri quindi per la formazione teramana. Stettler si riprende quindi dalla Pastor. Palarie prova a scavalcare la Chere, Pastor sfugge via il pallone, in anticipo prova ad andare la Popescu, poi il tiro ed il gol di Gioia. Sesto gol per Maria Vittoria Gioia, sesto gol e più 2 per Teramo. Sesto gol quindi per la Gioia. Si riprende quindi con Casalgrande da centrocampo, due gol di vantaggio per la Global Alliance. Swish. Ancora le ospiti in possesso di palla, ancora con la Swish che si accentra, scarica per la Furlanetto, la palla per l'ala fatta passare dietro la schiena dalla Furlanetto, c'è a terra la Stettler, intanto gioco fermo,
forse un problema ad una caviglia per la giocatrice teramana. 22-28 ancora da giocare, 19-17 il punteggio. Si riprende quindi. Furlanetto in gol. Ottavo gol per Ilenia Furlanetto. Palarie. Ancora una conclusione, la parata di Lorena Bassi. La conclusione della Bernabei. La parata quindi della Savoca, ancora in attacco quindi Casalgrande. Swish Furlanetto. Manovra ancora quindi la Swish, viene bloccata. Si riparte quindi dai 9 metri. Ancora il possesso di palla quindi per la Swish. Il tiro del gol di Ilenia Furlanetto, nono gol per Ilenia Furlanetto, migliore realizzatrice della gara, e parità 19-19 al decimo minuto del secondo tempo con il nono gol di Furlanetto. Palarie, ancora le teramane, momento di difficoltà con Casalgrande che rientra in partita. Il tiro di gol di Palarie, ottavo gol per Daniela Palarie, gol che permette alle teramane di rimettersi sul più 1, 20-19, ancora 20 minuti da giocare. Popescu, swish Popescu, presa uomo dalla Gioia, la Furlanetto, intanto 5-1 in fase difensiva, gol della Popescu. Secondo gol per Marcella Popescu, ancora parità 20-20. Nuova parità, si torna quindi sui binari di equilibrio. Pensare che la Globo Alliance aveva avuto nel corso del primo tempo anche 5 gol di vantaggio al 28esimo sul 14-9. Comunque gara ancora aperta e tutta da giocare, 19 minuti e 30, Palarie, Pastora al centro, il recupero di Lorena Bassi, subito la seconda fase, attenzione al tiro, alla respinta di Marta Savoca sulla conclusione della Giombetti, ci mette una pezza la Savoca. Ancora 9 metri per Casalgrande. 19 minuti al termine della gara, 20-20 il punteggio. Ancora palla al centro per la Franco, c'è l'invasione da parte di Francesca Franco, subito la seconda fase teramana, e pecca di egoismo forse Belen Canessa, perché al centro c'era la sorella libera, forse l'avrebbe dovuta servire prima, è andata l'uno contro uno. Riprende quindi a giocare a palla ancora la Globo Alliance Teramo. Pastor, Palarie bloccata, 9 metri. Palarie, tiro e gol, nono gol per Daniela Palarie, raggiunge Ilenia Furlanetto a quota 9 e soprattutto, cosa più importante, rimette la Globo Alliance Teramo sul più 1, 21-20 il punteggio.
Swish, ancora Swish, Giombetti, Swish, Popescu, Fulanetto, Popescu, tiro e gol. Sale in cattedra Marcela Popescu, secondo gol consecutivo per lei, nuova parità 21-21 al tredicesimo della ripresa. Presa uomo la palarie da Ilenia Furlanetto, 5-1 quindi anche per Casalgrande Padania. Furlanetto e Palarie naturalmente si conoscono bene. La conclusione intanto, palla che termina fuori. Possesso di palla quindi per la Pastor. Ora Pastor, Popescu recupera palla, Furlanetto, Popescu. 17 minuti alla fine, 21-21, si fa sentire Massotti dalla panchina. Furlanetto, Swish, ancora Swish, Popescu, Swish, Popescu, Furlanetto, Popescu, lo scarico quindi, il tiro della Swish, la respinta della Savoca, si resta in parità 21-21, 16-30 ancora da giocare. Sempre presa uomo la palarie dalla Furlanetto, 5-1 sempre. Gioia, Stettler di forza, si può riprendere dai 9 metri. Gioia, ancora Gioia, viene fermata, è ancora 9 metri. Si riprende quindi con la Stettler. Sempre la Furlanetto segue a vista la Palarie. Palarie resta in attacco. La Globo Allianz sempre 9 metri, 15-30, sta difendendo bene Casalgrande. Gioia viene bloccata, ancora 9 metri. Si riparte quindi dalla Stettler. Stettler trova il varco giusto, mamma mia, tira fuori la Stettler. Ha trovato un varco per andare alla conclusione, poi la conclusione con sfera che è terminata fuori. Ancora un fischio arbitrale. Tanti gli errori da l'una e dall'altra parte. 15 minuti esatti al termine, tre quarti di gara in archivio, ancora parità. Praticamente non è successo nulla nei primi tre quarti di gara, considerando che il punteggio è come quello iniziale dello 0-0, 21-21. Si riparte e inizia una nuova partita di 15 minuti con le due squadre in parità. Medjedovic intanto è entrata sul parquet, fischio arbitrale, ancora Medjedovic, Palarie, c'è il passivo, Gioia di forza alla conclusione, palla recuperata ancora da Belen Canessa che realizza dall'ala, e ci sono anche i due minuti per la Giombetti. Secondo gol per Belen Canessa, più uno per la Globo Allianz, 22-21 il punteggio. Quattordici minuti alla termine, Miceli chiama timeout, spende il suo secondo timeout il tecnico siciliano del Casalgrande. 14 minuti e 10 secondi alla termine, più uno per la Globo Allianz Teramo, 22-21, è iniziata praticamente un'altra partita, quasi un tempo supplementare considerando, anzi più di un tempo, quasi tre tempi supplementari da 5 minuti considerando che mancano 14 minuti e 10 secondi al termine, con la Globo Allianz Teramo in vantaggio solo di un gol, 22-21. Le realizzatrici fino ad ora per la Globo Allianz, 2 per Belen Canessa, 9 per Palarie, 6 per Gioia, 2 per Daniela Canessa e 3 per Pastor. Per Casalgrande 3 Popescu, 5 Swish, 9 Furlanetto, 2 Giombetti e 2 Bernabei.
Rientrano quindi sul parquet le due squadre. 22-21 il punteggio in favore della Globo Allianz Teramo. Riprende quindi a giocare a palla la formazione del Casalgrande. Ancora swish Popescu, Popescu Furlanetto, Popescu Furlanetto, Popescu, corona il fischio arbitrale. Si riparte dai 9 metri, Popescu bloccata dalla palaria, ancora Popescu, è sotto passivo. Casalgrande deve andare quindi alla conclusione, 13 minuti e mezzo, Furlanetto tiro, palla fuori. Ripresa del gioco in favore della Globo Allianz Teramo, 22-21, 13-20 alla fine, è importante provare a finalizzare le azioni di attacco. Palarie, la respinta di Lorena Bassi. Recuperata da Casalgrande, nulla di fatto, si resta sul più uno per la Globo Allianz che torna ora in difesa. Può ripartire quindi la Casalgrande. Riprende quindi la swish a giocare palla, sempre superiorità numerica per le teramane. C'è fuori la Giombetti per 2 minuti, palla recuperata da Teramo. Palla quindi per la Palarie. Megedovic. Palarie con un fischio arbitrale. Ancora un colpo nei confronti della Gioia. Si riprende con il possesso di palla quindi per le teramane. Gioia, Megedovic, Palarie, Gioia, Palarie, lo scarico per la Megedovic, prova a girarsi, 9 metri, ancora 9 metri quindi per la formazione teramana. Gioia, Megedovic, Palarie, tiro di rigore, difesa dentro da parte della Giombetti appena rientrata sul parquet. Tiro di rigore, andrà Daniela Palarie, la conclusione. Di fronte a lei Lorena Bassi, 2 su 3 per lei fino ad ora dai 7 metri, va a fallire la seconda conclusione su 4 dai 7 metri, 50% per lei, 2 su 4 dai 7 metri. Swish Giombetti, Popescu, si resta sul più uno per la Globo Allianz, 22-21, 11 minuti al termine. Swish palla recuperata, ma resta in attacco la formazione ospite. È entrata intanto la Dallari in posizione di pivot per la formazione della Casalgrande. C'è il passivo, Furlanetto, la conclusione della swish, palla recuperata dalle teramane. Stettler, Palarie, ancora la Palarie in possesso di palla. Belen Canessa, tiro e gol. Terzo gol per Belen Canessa. Si rimette sul più 2 Teramo, 23-21. Due gol di vantaggio a 10 minuti esatti dal termine. Swish, Popescu, Furlanetto, Popescu. Viene bloccata. Ancora 9 metri con Popescu.
Furlanetto, si riparte dall'Ari. La conclusione ancora Popescu e ancora palla parata dalla Savoca. Viene anche colpita in viso, viene fermato il gioco proprio per controllare la situazione fisica della Savoca. Si può riprendere. 9 minuti e 30 secondi ancora da giocare. Palarie. Ancora Palarie, viene fermata a 9 metri. Medjedović esce la Swish in marcatura. 2 minuti per la Swish. Importante questa esclusione al di là della superiorità numerica. Mancherà una tiratrice scelta per i prossimi 2 minuti per Casalgrande Padania. Si riparte dalla Pastor. Pastor prova la penetrazione, tiro di rigore. Momento importante questa della gara, c'è da sfruttare la superiorità numerica. Esce la Medjedović, rientra la Stettler, tiro di rigore per Teramo in superiorità numerica con possibilità di tornare sul più 3 per Teramo. È pronta la Pastor alla conclusione, 8 minuti e mezzo alla fine. La finta della Pastor, tiro e gol. Gol di Zucchi Pastor, quarto gol per la Pastor. Quest'oggi Lorena Bassi ha intercettato ben 3 rigori, 2 a Daniela Palarie ed 1 a Belen Canessa. Resta in attacco Casalgrande Padania. C'è lo sfondamento della Furlanetto. Rientra la Medjedović, esce la Stettler. Cambia attacco difesa tra le due. Riprende quindi Gioia. Pastor, Gioia. Pastor. Palarie. Pastor. Il tiro, ancora una parata di Lorena Bassi. Non la scopriamo oggi, Lorena Bassi è stata per anni il portiere della nazionale italiana. Palla che termina fuori, ripresa del gioco quindi in favore della Globo Allianz Teramo. 7 minuti alla fine, più 3 Globo Allianz Teramo. Palarie, Medjedović, Gioia, Medjedović, ancora Palarie, palla all'ala, viene colpita la Palarie dalla Furlanetto, resta a terra la Palarie, problemi ad un fianco. Gioco fermo per soccorrere Daniela Palarie. Rialza la Palarie. Si può riprendere quindi 6:38 alla fine, più 3 per la Globo Allianz, 24-21 il punteggio. Medjedović, Gioia, Palarie, Medjedović, ancora Medjedović, prova ad attaccare la difesa, palla recuperata dal Casalgrande che riparte con la Popescu, tiro e gol. Quarto gol per Marcella Popescu. Viene richiamata in panchina la Medjedović. La striglia Settimio Massotti che rimette in campo la Stettler. Provato la penetrazione scaricando praticamente sulle giocatrici del Casalgrande, scarico che ha dato il là alla seconda fase in velocità di Casalgrande e dal possibile più 4 si è passati al più 2 praticamente.
gioco fermo. 6 minuti e 5 secondi alla fine, gara molto spezzettata. ...24-22 il punteggio. Si può riprendere quindi con il possesso di palla per la Globo Allianz. Stettler, Gioia, Stettler, ancora la Stettler, 9 metri ancora per le teramane, Palarie, Gioia, prova ad andare via, poi la Pastor, palla che viene parata in qualche modo, resta a terra una giocatrice del Casalgrande. Gara molto spezzettata, devono entrare i sanitari sul rettangolo di gioco. 5:40 alla fine, sempre 24-22 in favore della Globo Allianz. Gioco fermo quindi. Si rialza quindi la giocatrice ospite, si tratta della Bernabei che si rialza, colpita involontariamente da un'avversaria. 5 minuti e 40 alla fine, 24-22 il punteggio. Per Casalgrande, swish, Popescu, Furlanetto, tiro e gol, decimo gol per Ilenia Furlanetto, prima giocatrice ad arrivare in doppia cifra. 24-23 il punteggio. Stettler, Gioia, palla sulla traversa, prende la Stettler, Gioia, Palarie, ora il fischio arbitrale, si riparte quindi dalla Gioia, Stettler, tiro e gol, primo gol per Lucilla Stettler, torna sul più due la Globo Allianz. Furlanetto, Popescu, swish, swish, prova a passare, la conclusione, tiro e gol di Elvira Swish, sesto gol per la Swish, si rimette subito a meno uno Casalgrande. 4 minuti e 12 secondi alla termine, esce la Chere ed entra la Franco, riparte quindi la Gioia. Stettler, Stettler viene bloccata proprio dalla Franco, ancora la Stettler, lo scarico per la Gioia, palla recuperata dalle ospiti, subito la seconda fase, in anticipo con la Stettler, palla fuori, rimessa quindi per Casalgrande. 3:30 alla fine, più uno per chi difende, importante difendere al meglio su questa azione per Casalgrande. Popescu, Furlanetto, Popescu, ancora Popescu, Furlanetto, ora Furlanetto, c'è il giallo alla panchina a Settimio Massotti, si riparte ai 9 metri, ancora il possesso di palla per la Swish, la conclusione dall'ala, la respinta della Savoca sulla conclusione della Giombetti, palla recuperata,
2.50 alla fine, bisogna ora segnare, rimettersi sul più 2. Canessa il tiro, la conclusione, tiro di rigore, due minuti per la Franco, seconda esclusione per 2 minuti per Francesca Franco, 25-24, tiro di rigore per le Teramane, c'è il rosso per la Franco, era presumibilmente la terza esclusione quindi per la giocatrice del Casalgrande, era la terza, sì, fuori quindi la Franco a 2.49 dalla fine. Riparte quindi la formazione teramana, Palarie, parata la conclusione, ancora palla che termina fuori il rigore, tiro di rigore, 2 minuti e 30 alla fine, andrà Zucchi Pastora la conclusione, pronta la Pastor, il tiro, il gol della Pastor, gol di importanza capitale, quinto gol per Zucchi Pastor, 26-24 a 2 minuti dalla fine. Ora bisogna difendere al meglio. Popescu, ancora il fischio arbitrale, resta quindi in attacco Casalgrande, rientra la Stettler, esce la Medjedovic, 1.52 alla fine, più 2 per chi difende, bisogna asciugare il parquet, poi si riprenderà a giocare, 26-24 quindi il punteggio. C'è il time out che viene chiesto quindi da Peppe Miceli, richiama le squadre in panchina. Punteggio di 26-24, 1 minuto e 52 alla fine. Squadre quindi presso le rispettive panchine, più 2 in favore della Globo Allianz Teramo, da giocare ancora 112 secondi, meno di 2 minuti, 1.52 alla termine, 26-24 quindi il punteggio. Si riprende quindi con il Casalgrande in fase di attacco, 1 minuto e 40 secondi alla fine, più 2 per chi difende, Popescu, la parata di Savoca, palla che termina fuori ma resta in attacco Casalgrande, passa comunque il tempo, 1 minuto e mezzo alla fine, probabilmente questo è l'attacco più importante della partita per Casalgrande, deve provarla a finalizzare e la Global Alliance deve difendere, così fa, palla che termina fuori, resta ancora in attacco Casalgrande, palla che termina fuori dal rettangolo di gioco, 1 minuto e 20 alla fine, 80 secondi, più 2, bisogna ripetere la ripresa del gioco, 26-24 in favore della Globo Allianz, Furlanetto, Popescu, ancora Popescu che viene chiusa, Furlanetto, viene fermato il tempo, 2 minuti alla panchina, a Massotti, 2 minuti alla panchina, deve uscire una giocatrice per la Globo Allianz Teramo, deve uscire una giocatrice quindi. Esce Belen Canessa,
vuol tenere centimetri in fase difensiva. Massotti toglie quindi la più breve linea delle giocatrici a sua disposizione sul parquet. Riparte quindi Casalgrande con la Popescu, Furlanetto, doppio appoggio, lo scarico per la Popescu, ancora al centro per la Furlanetto, difende bene Teramo, 58 secondi alla fine, è in inferiorità, anzi no, gioca in parità numerica, in 5 contro 5, è pronta però a rientrare la Chere, ora in superiorità numerica Furlanetto, quindi palla per la Swish, tutta sola, il pallonetto blocca Savoca, 42 secondi alla fine, palla recuperata da Teramo. C'è il time out chiesto da Settimio Massotti, 39 secondi alla fine, 26-24 il punteggio in favore di Teramo, 26-24 più 2 quindi in favore di Teramo, che ora ha il possesso di palla in attacco. ...39 secondi e 7 decimi alla fine, 26-24 il punteggio. Squadre quindi presso le rispettive panchine, gli ultimi consigli con il time out speso da Settimio Massotti, l'ultimo a sua disposizione, l'ultimo time out della gara, gara molto spezzettata. Si può ripartire quindi da centrocampo. Riprende quindi Gioia in possesso di palla. Daniela Canessa, difesa a tutto campo per Casalgrande nel tentativo di recuperare il pallone. 30 secondi, ancora Gioia. Gioia difende il pallone, deve giocare al limite del passivo Teramo. Viene messa giù la Pastor. Resta ancora in attacco, 18 secondi, è fatta. 26-24, torna la vittoria. La Globo Allianz Teramo con il sigillo di Daniela Canessa, terzo gol per lei, 27-24 e termina qui, 27-24, vittoria per la Globo Allianz Teramo che riscatta la sconfitta di Nuoro, allontana Casalgrande che rappresentava la formazione quinta classificata in campionato e quindi è ancora più importante mettere a 10 punti di differenza la squadra del Casalgrande. Vittoria quindi importante per la formazione teramana. Ripeto con le realizzatrici per le due squadre, per la Globo Allianz Teramo, Belen Canessa 3, Palarie 9, Gioia 6, Stettler 1, Canessa, Daniela Canessa 3 e Pastor 5 per il Casalgrande, 4 Popescu, 6 Swish, 10 Furlanetto, 2 Giombetti e 2 Bernabei. 27-24 il punteggio. Direi che è proprio tutto con questa telecronaca. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Vi rimando ai prossimi appuntamenti con la pallamano di Teleponte. Pallamano che resterà ferma per circa un mese. Si riprenderà il 17 di gennaio con la Globo Allianz Teramo che giocherà a Salerno nel big match contro Salerno. Quindi l'occasione è propizia per formulare a tutti i telespettatori alla visione i più sinceri auguri di Buon Natale e felice anno nuovo. Arrivederci.